Non lo so, però ora che sto qua non fa paura. No, vabbè. Che cosa c'è? Vai. Allora. Buongiorno ragazzi, io sono Davide. Io sono Vincenzo e oggi si va a volare. Ma prima... Andiamo a fare colazione. È proprio brutto questo autogrill. Procediamo per ordine, più precisamente stiamo andando a Trentinara, in provincia di Salerno. Voleremo con una zipline per 2 km a 120 all'ora e sarà un volo di 2 minuti circa. Andiamo. Ragazzi, quello è il molare? Arrivati. Napoli Cilento è stato un attimo. Sì, velocissimo. Guardate qua, non c'è nessuno. Cioè siamo... Solo noi. Bello. Andiamo saltare da quella parte. Buono. Guardate qua. Allora, ragazzi, ci siamo. Come potete vedere dai nostri polsi, abbiamo già i braccialetti. Yes. Siamo per partire. Voleremo insieme. Un volo doppio. Hai presente la canzone di Ultimo, vuoi volare con me? Quella là? No, non ho presente. Tambro carbo. Se no ci vola tutto giù. I prossimi siamo noi. Mi tiene sto coso, vero? Ci possiamo andare in 5 in questo coso. Perfetto. Infila le braccia. Ora siamo più fighi di noi. Sì, infatti mi sento tipo un aviatore. Ok, la cosa è pronta. Quasi pronta. Ok, tutto a posto. Mado. Perfetto. A posto! Gli amici ci sputtano qua. Ecco, ora quella voce che dicevo prima la sento ancora più forte. Io non la sento proprio. Sì, siamo... credo di sì. I believe I can fly. Ci sei? Ti volete il countdown? Il countdown? Parte a sorpresa. A sorpresa. Va benissimo. Vai. Oh no! Ciao! Ma la frenata è stata assurda! Madonna, siamo arrivati velocissimi alla fine del tragitto! Cioè, noi eravamo là sopra. Cioè, proprio là stavamo.
ragazzi, siamo sul furgone che ci riporta di nuovo alla stazione sopra, che è anche bella lontana. È stata una cosa incredibile. Confermo! Ragazzi, siamo appena tornati dal volo. Questo è il nostro gruppo che ha volato con noi. Porta Cerigliola! In realtà un po' ci siamo cacchi sotto, però, Ci sta. E comunque niente, è stata una bella esperienza. Adesso vado a fare le riprese col drone. Giornata. La struttura del Cilento in volo è veramente una struttura molto ben organizzata. C'è una terrazza panoramica dalla quale si vede tutto, si vede il mare, le montagne ed è veramente bellissimo. Il personale è cordiale, accogliente, simpatico, ben organizzato e soprattutto professionale. Sì, e per quanto riguarda il volo, in realtà si ha un po' di paura prima di partire, anzi forse parecchia paura, soprattutto quando ti mettono le imbracature, quando vedi gli altri che iniziano a volare, ma in realtà questa paura svanisce subito non appena ti lanci e quindi prendi il volo effettivamente e senti una vera botta di adrenalina. La botta di adrenalina più grande si ha sicuramente alla stazione di arrivo. Infatti si arriva tutta la casetta praticamente della stazione, si arriva ancora a piena velocità e vieni fermato tipo in 5-6 metri, quindi tipo in un piccolissimo spazio si passa da, non so, 90-100 all'ora fino a zero. In definitiva, ragazzi, è veramente un'esperienza bellissima, la consigliamo a tutti. Con pochi soldi si passa veramente una mattinata diversa ed è una cosa che non capita di fare tutti i giorni. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate like e seguiteci su Instagram.